Assaggi Tiger! Yahoo! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina esilarante. Virtuale. Preparo qui la tavola davanti a me, che poi è una scrivania, con bustone Tiger. Guardate che bella questa busta con la noce di cocco. Che bella. Fantastica. È dietro a tutti le palmette. Veramente. Ciao. C'è anche Enzo, perché oggi è un video assaggi. Assaggi Tiger. Levala la bottiglia. Che sia del tappo. No, vabbè, lasciala qua. Quando avremo sete ci sarà anche il beverage Tiger. Cominciamo random, peschiamo dalla busta. Intanto guardo se lo scontrino è qua dentro, così tu dici i prezzi delle varie cose. Okay. Allora, comincerei con queste. Cos'è? Bossa da toilette? No, potato chips or cream, flavor and joy. Già mi piace del nome. Potato chips. Potato chips, sì. 2 euro a confezione. Siamo pronti? Ora scopriremo se sono patate buone, come dice Enzo. Potato. Veramente, Tiger sta sfornando queste leccornie, questi snack. Vediamo se sono veramente buone. Per i più curiosi vi dico che sono cotte in olio di semi di girasole. Wow! Facciamo assaggiare prima al piccolo. Poi al grande. Buone! E poi alla piccola. Promosse, croccanti, belle e vigorose anche come sapore, buoni poi. L'ultima, buona veramente, c'è anche la buccia, c'è tutto. Se vi capita di passare da Tiger, queste voto 8, dai 8, perché sono le prime e vengono penalizzate. Non io 1000. Continuiamo. Pesco random. Continuiamo con pesco random. Queste qui. Cos'è questa cosa? Sono potato chips, kartoffeln chips, Edikensvold vinegar. Allora. Allo scelto qua. No. 0,50. Certo. 0,50 centesimi. Apriamo. Aspettate, vi dico anche in cosa sono fritte. Sono sempre patatine fritte. Io pensavo fossero tipo chipster, quindi il... Cotte in olio di Fiat Ducato, giusto? Ottime! No, devo trovare l'italiano, che sembra... Ah, patatine salate, olio di girasole. Wow! Allora, prendo io. Si sente molto l'aceto. Un sapore di aceto marcato. Marcatissimo. Che salti. Molto salate a palla. No, non saranno molto salate, ma è l'aceto. È l'aceto che sale, fa salire la nota salina. Bene, queste qua per i palati un pochettino più raffinati, per io i palati che vogliono qualche cosa. Tre e mezzo, quindi per i bambini non è indicato, per i palati che hanno un attimino più magari da accompagnare con qualche cosa. Ecco, capito? Con qualcosa di alcolico. Con qualcosa di alcolico. Un aperitivo alcolico. Magari con dell'aceto. Prendiamo le chips di lenticchia al peperoncino. Allora, queste 2 euro. Devono essere buone le chips di lenticchia. Mentre quello di prima 50 centesimi. Vediamo, queste infatti sono da 50 centesimi. Se c'è una cosa buona ci devono mettere qualcosa che non va. Allora, lenticchia sì, colza. Perché? Per bilanciare gli ingredienti. In olio di cozza, quindi. Queste sono così. Cozza, le tutte due. Senza infamia e senza lode. Da aperitivo. Però sicuramente 2 euro no. No. Quindi 5. Molto, molto, un gusto molto chiuso. Un gusto molto piccante. Sì. Molto piccante. Allora, adesso proviamo le quinoa al pomodorino e aglio. Quindi queste dal quinoa 2 euro sempre. 2 euro, stessa linea. Volete dell'acqua? No. In che cosa sono fritte? Anche queste saranno scritte
foglie di colza anch'esse, perché sono della stessa linea, sempre, infatti è lo stesso impasto, ve le faccio vedere, con forme strane. Molto strane. Buone. Dai il peperoncino. Dai il peperoncino. A me non piacciono, no? A me sono piccole. Disgustose. Se vi piace la pizza, se vi piace il coso, sa molto di pizza. Se, la pizza, ah! Se vi piace la pizza inacidita del giorno prima, però. Sono orrende. Ti piace? Amore, non puoi parlare, la bocca è un po' piena? Quante te ne sei ingurgitate? Una. Una grande. Una grande. Senza voto, le bocciamo e basta quelle di prima. A me sono piaciute. No, no, no e no. Queste cosa sono? Questi sono popcorn paprika. Paprika popcorn. Volevo vedere in cosa fossero popcornati. In burro di? Karité, no, aspetta. Burro di karité. Allora, popcorn alla paprika affumicata. Olio di colza anch'essi. Ai. Ma perché? Perché, Tiger? Perché? E io te li sto bocciando tutti quelli all'olio di colza. Non lo devi mettere! Sapore brutto! Quest'olio di colza, mannaggia! Allora, belli da vedersi, si presentano così. Vediamo. Prego. Prego. Forse sono paprika. No, è paprika. No. Non buoni perché sono flosci. Vero? Vabbè. Si sa, il popcorn è gustato. No. No, io ho piatto 8. Non sono male di sapore. Vediamo, fammi assaggiare. No, perché la paprika è buona. Sono flosci. Come sono? Flosci. Allora, io li ho 8. Però devo dire che questo davanti alla televisione si finiscono. Un po' piccanti. E adesso proviamo questi, che sono popcorn con zucchero e sale. Quell'agrodolce, vediamo un po'. Non lo so, io sai, questi sempre questi gusti così un pochettino nordcoreani non mi piacciono. Disse prima di mangiarsene sei buste. Allora, aspetta, non abbiamo detto il coso, il prezzo di quelli di prima. Dei popcorn è uguale. Un euro. Un euro a popcorn. Un po' di scostosine. Non mi piacciono. Sono più croccanti degli altri. Mi piacciono. Ma quello di Euro Disney. Ne do uno. Se siete stati a Euro Disney e avete mangiato anche il popcorn, è molto simile. Buoni. Sono un gradino prima di quelli caramellati. Vero. Marshmallow. Non sono dolci come quelli caramellati, ma sono dolcini buoni. Proseguiamo. Cos'è questo qua? Ta-da! Taking the pee. Quindi sono piselli da passeggio. Piselli da passeggio. No, è un snack con poche calorie, 144 per pacchetto, al gusto pisello e onion. 2 euro. Piselli con copertura al gusto di formaggio e cipolla. Proprio sono piselli. Piselli secchi con ricoperture varie. Allora, ne abbiamo più di uno. Purtroppo gli oli che, con cui sono fritti sono soia e colza. Gira la manina. Che carini! Allora, la forma è questa, è proprio un pisellino. Buoni. Buoni. Diamogli una possibilità. 11. No, 11 è troppo, amore. No, 7. Cosa? 7. No? Non mi dispiacciono, non hanno niente di che. Ma qui, proprio per infrancare la dose, ne abbiamo anche un secondo pacco con copertura a gusto wasabi. Sempre 2 euro. Anche questo, naturalmente, oli vegetali di palma e di soia. Non lo so, ragazzi, a me questi cosi, questi snack pisellosi non... Amore, il wasabi è piccante. Ne piglio uno, va bene? Si presentano così. Mamma! È piccante nel peperoncino, poi. Molto. Mamma mia! A me, ragazzi, il wasabi non mi piace. Hai forse bisogno di qualcosa da bere? Ha bisogno di qualcosa da bere. Pronto intervento. Tieni, tieni. Pronto intervento. Aranciata. Aranciata di Tiger. Dai, dai, veloce, veloce. 3. Ammazza, stappa l'aranciata. Mi ha fatto la doccia. Stappa l'aranciata. 3 euro. Ma l'hai mescolata prima?
No, amore, ma ha mescolato lei col benissimo botto. No, va bene, non mescolare prima che salti in aria. Bravo. Basta, basta così, grazie. Aranciata ovviamente zuccherata. Tutte cose sane oggi. Colore limpido. 9. Insomma. Tanto per gradire, buona per i bambini, ma... 9. Sembra un po' lenta, ecco. Sapete che gusto ha? Prendete un ghiacciolo all'arancia e fatelo sciogliere nel bicchiere. È il gusto di quando ciucciate il colorante dei ghiaccioli all'arancia. Sapete quando il ghiacciolo si sta per sciogliere e cominciate a sciucciare? Ma che infanzia hai avuto? Allora, io il ghiacciolo molto spesso ciuccio tutto il succo e rimane solo il ghiaccio. E poi me lo sgranocchio perché il ghiaccio diventa durissimo se ciucci. Ma non ti piace? Va bene, diciamo taglio. Che questa bottiglia ha il costo di... 3 euro? 3 euro? Perché non signorina... ce li vale. No, non ce li vale. Carina la bottiglia, ti però rimane la bottiglia. Quello sì, rimane la bottiglia. Sì, questa sì. Simpatica con diciamo la chiusura. Che dovrebbero rivedere da alcuni prezzi. Continuiamo il nostro galoppamento di assaggi. Oh, mini bread snack, mini paninetti. No. Delle gallettine. Gallettine. Peperoncino. Sì, però sono al peperoncino, quindi sono delle mini gallettine al peperoncino. Come si chiama? Dovrebbero avere dei buoni ingredienti. Cracker integrali biologici con peperoncino, farina integrale, fiocchi di avena, semi di sesamo, acqua e zucchero, scaglie di peperoncino, sale marino, malto di segale, pezzi di pomodoro, paprika dolce, olio in polvere, zenzero in polvere, stop. Meraviglioso! Quanta roba c'è in un robino in così? Tutta in polvere. E la polvere c'è? Poi ci sarà dell'acqua per fare stare insieme tutto in polvere, una grande malta. Si presentano così questi mini crostini, bellini anche da mettere nelle zuppe. Tristezza, falli vedere bene i nostri amici a casa. Non ti piacciono, Enzo? Un po' di legno. È come se taccaste l'impiallacciatura del tavolo e ne mangiaste un pezzettino. Non hanno nessun sapore. Esatto. Bocciate. Sono punitivi, no? Si sente un pochettino il peperone, insomma. Madonna. Ah sì, poi dopo arriva. Bocciate. Insomma, veramente punitivi. Se volete regalarli a qualcuno che vi sta antipatico, questo è lo snack giusto. Però è bio. Proviamo gli altri, va? Perché io non pago, ne ho presi 2 pacchi. Ho preso anche quelli alle erbe di Provence. Vediamo un po' se questi, come dice Enzo, forse hanno un buon sapore. Vediamo. Tieni amore grande. Come prima, nessun sapore. Nessun sapore alle erbe. Aspetta, sento il sapore. Le erbe si sentono di più. Le erbe è come se gli avessero messo il deodorante per i cassetti. Però al di fuori del sacchetto. No, non l'idea è bella. Per me è promosso. Il concept pure, il packaging un amore, il contenuto. Pellet, come si chiama? Sì. Come si chiama? Pellet, più o meno quello. Promosso. Dai, c'è ancora questi piselli. Questo come si chiama? In salsa chili. Salsa chili, è sempre 2 euro. Ma quanti 2 euro ho rovinato questo? Chili dolce dovrebbe essere. Dai. Uno, no. Uno io, uno tu. Proviamo. Dai, e basta. I meno peggio sono questi. Se vi piace il wasabi, quelli col gusto veramente che si sente forte sono sicuramente quelli al wasabi. A me non piace il wasabi, quindi... Brava, e allora perché l'hai preso? Patatine pepe nero. Patatine al pepe nero. No. Sono credo. Come quelle da 50 centesimi. Però il pepe c'è. Quasi sgranocchia. Qua sotto c'è il cagnolino, c'è Enzo. Bocciate. Dai a me. Buone. Sono buone. Croccanti. Sono quelle sottili. Però un bel contenuto di pepe. Sì. Promosse. A me piace il pepe. A te piace il pepe, a noi piace la patata. Poi cos'è rimasto? Ultimo, ma non per importanza. Il coconut chips al caramello, se non mi sbaglio.
fiocchi di cocco con sapore caramello. Ingredienti: noce di cocco, zucchero di canna, sale marino, aroma caramello. Solo questo per uno snack che ci faccia chiudere in dolcezza. Vediamo, vediamo. Noi avevamo provato quelli classici ed erano buonissimi tempo fa. Si presentano così, come le tipiche chips al caramello, al cocco. Ne prendo due. Buone, ma sono meglio quelle tradizionali, senza caramello. Caramello si sente. È artificiale. È salato pure. Sono buone. Cosa dire di questa cosa? La busta è costata 20 centesimi ed è giusto dirlo. Cosa dire? Io devo essere sincero, ora non mi dovete prendere. Cosa promuoviamo? Allora, tutto quello che è a base di patata io lo promuovo, perché secondo me la patatina fritta con le varie varianti... Per te è un principio, la patata l'ha promossa. Ma sì, ma certo, ma sì, le altre cose invece no, non mi sono piaciute. Invece io che sono più obiettiva e che non mi faccio influenzare dalle patate. Vediamo cosa metti. Promuovo queste che sono buonissime. Poi? I popcorn. Queste al pepe che sono buonissime. I popcorn dolci che sono buoni. E dai! A me sono piaciuti questi qua, i popcorn. I popcorn alla paprika è giusto metterli. E i fiocchi di cocco sono buoni. E questi qua? No. Tutto il resto. Tutto il resto non gli è piaciuto. Non mi è piaciuto, diciamo, non è che non mi è piaciuto. Se c'è, lo mangio. Non è che li butteremo. Però non li comprerò di nuovo. Mentre le altre cose è possibile che ci ritorni. Quindi tutti quei gusti che sono più vicini, diciamo, al nostro modo di essere e di fare, sicuramente no, ci sono piaciuti. Non è le altre cose nordiche? Nordiche? Non è perché sono nordiche, è perché sono insipide. Sì. O non hanno un gusto, per esempio, i piselli. Non si sente il pisello. È un problema quello. Bene, bene ragazzi, e quindi se anche a voi piace prendere qualche snack quando andate da Tiger, questo è il momento giusto per fare una selezione. Questi sono i nostri preferiti, quello che abbiamo selezionato noi. Piselli, patate, insomma, quello che vi piace dovete prendere, giusto? Va bene ragazzi, io direi di fermarci qua. Alla vostra, noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!